Buonasera e benvenuti all'inizio di questa prima festa tricolore che abbiamo fortemente voluto nell'area grecanica con il Movimento Nazionale per la Solidarietà. Grazie per la partecipazione, ma lasciatemi subito ringraziare il tavolo della Presidenza, l'onorevole Gianni Alemanno, che è il nostro segretario nazionale. Grazie per essere qui con noi oggi, Ernesto Sigli, che è il commissario provinciale del Movimento Nazionale per la Solidarietà. Grazie anche a Ernesto. Ma grazie soprattutto a voi, a quanti sono già presenti in sala, a quanti stanno per arrivare, perché dovrebbe arrivare anche altra gente che ha dato sicurezza della propria presenza. Abbiamo voluto questa festa in questo momento, in questo periodo, soprattutto per dare un segnale forte che il Movimento Nazionale per la Solidarietà esiste, e esiste in questo territorio in maniera anche importante. Il percorso del Movimento in questo territorio è iniziato ad agosto dello scorso anno, quando abbiamo fondato a merito la decima legione romana, che è il circolo così titolato di merito, di cui sono il presidente, e da quel momento abbiamo iniziato una serie di attività, una serie di iniziative, una serie di appuntamenti che ci hanno portato a questa festa, a questa iniziativa un po' più allargata. In questo percorso, strada facendo, abbiamo incontrato tante persone che ci hanno dato il loro assenso, il loro favore. Vorrei ringraziare in particolare due: il Pino Caside, che è l'altro coordinatore dell'area grecanica insieme a me, che ci aspetta poi a Boa per concludere questa festa, e anche Giovanni Evangelista insieme ad Antonio Badalà, che sono delle persone che fanno moltissimo, magari rimanendo dietro le quinte. Siamo un gruppo che si sta allargando, siamo un gruppo che vuole crescere, siamo un gruppo che sta cercando di proporsi sul territorio, un territorio che da troppo tempo è maltrattato, è vessato da tantissime problematiche che ormai non hanno più tempo di essere rinviate. Sono delle problematiche importanti, delle problematiche che hanno un po' portato via dalla nostra area, dal nostro paese, in particolare da Merito, tantissime attività e tantissimi servizi. Non ultimo, quello che dal 14 ottobre anche uno sportello bancario chiuderà per essere spostato in altra sede. Io ricordo da piccolo, da quando ero adolescente, che Merito è stato sempre un punto d'attrazione, è stato sempre un punto di riferimento per tutti gli altri paesi dell'area grecanica, un paese che è fatto da traino a tantissimi altri. Oggi invece sta succedendo il contrario, un paese che viene spogliato, viene rapinato, passatemi questo termine, viene derubato delle sue attività principali, e si trova adesso in un momento veramente di grandissima difficoltà. Un'amministrazione comunale che dovrebbe arrivare il sindaco, a cui poi daremo anche la parola se arriva, un'amministrazione comunale che ha stentato dall'inizio, magari anche per problemi che si sono accavallati dal passato e si sono ritrovati adesso in questa legislatura, ma è un'amministrazione che, passatemi il termine, non è mai scesa a un tavolo di trattativa, non è mai scesa a un tavolo tecnico per discutere con le persone deputate, con le persone adatte, delle varie problematiche che attanagliano questa nostra area. Vorrei citare l'ospedale Tiberio Evoli di Merito, che ha annoverato sempre tra i dottori, tra i medici, tra i professionisti che si sono avvicendati qui a Merito, dei professionisti esemplari, dei nomi veramente altisonanti della medicina regionale e anche nazionale. Oggi l'ospedale di Merito ha due reparti aperti e siamo quasi alla frutta, siamo quasi per chiudere, sta quasi per chiudere l'ospedale. Ogni mese, ogni due mesi vengono portate via delle cose importanti, dei servizi importanti, e l'ospedale purtroppo è una situazione veramente molto 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 grave. Ci hanno portato via anche la pretura, era un punto di riferimento anche quello, un'attività che convogliava sul Merito tantissima gente, tantissime persone,
da lunedì al venerdì della settimana, andata via quella, è rimasto anche dal punto di vista legale pochissimo. Ospedale e pretura erano sicuramente due attività che portavano a merito nel giro della settimana tantissime persone. Vorrei elencarne degli altri, c'è anche nel comprensorio, c'è tantissime problematiche, la problematica della scuola di Roccaforte del Greco che è chiusa e tanti bambini della prima classe dovrebbero, a detta delle istituzioni, spostarsi ogni giorno da un paese a 1050 metri di altitudine, spostarsi ogni giorno a 25 km per andare a scuola da un'altra, in un'altra comunità, in un altro comune, solo perché si dice sono soltanto in 6 e quindi la scuola non si può aprire. Questo è un po' è assurdo, sicuramente non sono io la persona deputata a risolvere questo problema, però abbiamo chiesto alle persone competenti di sedersi con noi, di discutere con noi, di cercare di trovare una soluzione al problema, visto che nessuno lo sta facendo, visto che nessuno in sede istituzionale lo ha ancora fatto, lo ha ancora chiesto in maniera tangibile, in maniera vera. Il Movimento Nazionale per la Solidarietà è un movimento che sta crescendo nella nostra area, ma sta crescendo soprattutto a livello nazionale, grazie anche alla guida di Gianni Alemanno, che quotidianamente, lo dico veramente quotidianamente, ci segue in maniera interessante, in maniera sempre fattiva e con grande collaborazione. È una guida sicura, è una guida che ci sta portando sicuramente verso lidi ottimi. Adesso il quadro politico nazionale è un po' convulso in questo momento, però siamo sicurissimi che da qui a qualche tempo, breve speriamo, la nostra associazione, il nostro movimento andrà a far parte di una più vasta area del centrodestra italiano. Io mi fermerei qui, vi ringrazio ancora per la partecipazione e passo la parola a Ernesto Sigari, che è il coordinatore provinciale del nostro movimento. Grazie. Grazie Domenico e un grazie a tutti coloro che sono intervenuti stasera, perché per noi questa sera, questa giornata è una giornata molto importante perché siamo riusciti, grazie alla grande collaborazione, scusatemi, grazie alla enorme attenzione che i nostri amici sulla provincia stanno ponendo nei confronti del nostro movimento, siamo riusciti a dare vita a una giornata che è partita stamattina con un'importante conferenza stampa che abbiamo fatto a San Ferdinando, quindi parliamo della zona tirrenica della provincia Reggina, e poi ci siamo spostati qui in questo bellissimo comune, in questa bellissima cittadina che è Melito Portosalvo, alla quale i reggini sono sicuramente molto molto affezionati, ed è uno dei punti di riferimento che è stato ed è per i reggini Melito Portosalvo, lo sappiamo tutti, perché a partire dall'attrattività turistica che ha sempre avuto questo comune, e che adesso, a sentire anche le parole di Domenico, è un po', come dire, scesa di tono, ma l'attenzione della città verso la provincia, verso comunque la città metropolitana, così come oggi si chiama, grazie a questo importantissimo, enorme, impensabile risultato ottenuto dal centrodestra negli anni passati, oggi la città deve provare ad avvicinarsi alla provincia, deve provare a dialogare col territorio provinciale, e questo può farlo soltanto attraverso l'opera della politica, perché guardate che la politica è un elemento indispensabile per la società. Coloro che pensano di poter prendere le distanze dalla politica hanno sbagliato completamente ogni aspettativa, perché la politica è stata sicuramente, si è delegittimata nel corso degli anni, ma va riabilitata e non abbattuta. Noi siamo per la politica, non per l'antipolitica. La politica nel senso, nell'accezione nobile del termine, e non certo nella diciamo pessima
pessima accezione che invece ha assunto negli ultimi anni, grazie a chi fa dell'antipolitica il proprio cavallo di battaglia. Noi siamo per la politica, dicevo, e noi partiamo proprio dal dialogo con la gente, perché la politica significa ascoltare i problemi del territorio e non chiacchierare e basta, ma provare a risolverli. E i problemi del territorio si risolvono soltanto quando la popolazione viene ascoltata e vengono percepiti a livello istituzionale i problemi, perché altrimenti la soluzione di questi, se ci chiudiamo nelle torri d'avorio dei palazzi istituzionali, sicuramente non risolveremo nessun problema. Oggi dobbiamo parlare di sovranità, però, no? Perché il tema, al di là delle problematiche del territorio, Domenico ha affrontato alcuni aspetti che sicuramente devono essere presi in considerazione, perché io esercito la professione di avvocato e per me il tribunale di merito e la pretura di merito erano un punto di riferimento. Ci sono tanti altri avvocati qui in sala. Domenico poi ha dimenticato, forse emozionato, di salutarne alcuni. Vedo in sala ad esempio Luigi Tuccio, che è dirigente nazionale, insieme a Rocco Dominici, a Peppe Agliano, a Saverio Laganà, a Ezzile Acedro. Vedo il dirigente nazionale nonché commissario della città di Reggio Calabria, che è Franco Germanò. Quindi c'è un parterre anche autorevole di dirigenti del movimento. Un movimento che per primo in questi anni sta parlando di una parola, di una locuzione che negli ultimi tempi è diventata anche di moda, no? Voi sentite spesso in TV questa dicotomia, questo continuo contrasto tra la sovranità, fra il sovranismo e la globalizzazione. Noi siamo per la sovranità, perché consideriamo la sovranità non una brutta parola, come qualcuno vuol farci credere, perché noi che siamo persone, diciamo, di destra, abbiamo davanti a noi continuamente un apparato mediatico che fa della propria aggressività e della mistificazione anche della realtà il punto di forza. Sovranità, nel linguaggio comune di questo apparato mediatico, si identifica con razzismo, con xenofobia, con chiusura. Noi rispediamo al mittente tutti questi epiteti, perché noi siamo per la sovranità e ne siamo orgogliosi. Noi siamo per la sovranità popolare, perché guardate che il popolo deve essere sovrano, e siamo per la sovranità nazionale, non ce ne vergogniamo, ma anzi ne andiamo fieri. Credere nella sovranità significa credere ed essere orgogliosi dei propri principi, dei propri valori e tutto ciò, nei contenuti che sono a capo e alla base di una società civile come quella italiana. D'altro canto, si vuol far passare per negativo un concetto che è previsto nella Costituzione italiana. L'articolo 11 della Costituzione italiana dice chiaramente che l'Italia consente alle limitazioni della propria sovranità soltanto in casi eccezionali. Quindi, nei confronti di organismi magari superiori, come può essere la Comunità Europea, senza dubbio, ma consente alle limitazioni di sovranità. Quindi vuol dire che l'Italia ci tiene alla propria sovranità. È un valore la sovranità, ma non è un valore che significa chiusura nei confronti degli altri popoli, né nei confronti di chi ha usanze, costumi, leggi e abitudini diverse dalle nostre. Significa che qui crediamo nel rispetto della nostra cultura, nel rispetto delle nostre tradizioni. In questo non c'è nulla di male. Anzi, il rispetto per le proprie tradizioni significa che non vogliamo cadere, non vogliamo cedere a quella forma di relativismo, a quella globalizzazione che vorrebbe renderci tutti uguali, che è una nuova forma di comunismo, se ci andiamo a pensare bene. È una nuova forma di comunismo, perché vorrebbe che noi fossimo tutti identici. E noi questo non lo possiamo accettare, perché crediamo nella meritocrazia, crediamo nella differenza, crediamo nella nostra identità. Anche questa non è una brutta parola. Identità significa avere il coraggio delle proprie idee e non massificarci, non scendere in quel relativismo che è pericolosamente potrebbe farci scivolare in un nichilismo, cioè nessuno e niente ha più valore. Noi siamo un paese che crediamo, un partito che crediamo fortemente nell'identità nazionale,
e con questo non significa che chiudiamo agli altri. Noi chiudiamo a chi vorrebbe fare del nostro paese la sua pacchia. Noi a questo diciamo no. E negli ultimi tempi abbiamo sicuramente avuto la possibilità di interfacciarci con un partito che in questo momento è di governo, che sta, pur non identificandosi in toto con le nostre linee, con il nostro movimento, però ha molti aspetti che noi condividiamo e che facciamo nostri, che è la Lega. Quindi il percorso che Matteo Salvini sta seguendo, seppur in condominio, chiamiamolo così, con i 5 Stelle, è un percorso i cui molteplici aspetti sono stati condivisi dal nostro segretario. È un passaggio su di lui, me lo dovete far fare, perché comunque domenica è stato esaustivo, ma io non posso non ringraziare un segretario nazionale che appena viene chiamato sul nostro territorio accorre, lo fa credo con grande piacere, però accorre, e la sua presenza è testimonianza importante di quanto questo movimento creda nel meridione. Perché io sono stato all'assemblea fondativa, Gianni, del nostro partito, e ricordo benissimo che il sud, il meridione d'Italia, e arriviamo al tema anche del nostro incontro di oggi, è un punto di riferimento assoluto. Questa cosa mi ha riempito di orgoglio, perché ripartire dal sud significa credere nella possibilità di un riscatto. In assemblea dissi: non me ne vogliono i colleghi e gli amici del centro e del nord Italia, ma fino a quando i governi nazionali non si renderanno conto che risolvere i problemi del meridione significherà risolvere i problemi di questo paese, noi non andremo da nessuna parte. Quindi rimboccarsi le maniche, e paradossalmente, vi devo dire, paradossalmente dobbiamo arrivare a credere che magari fino ad oggi nessuno ci è riuscito, e un Matteo Salvini con il suo governo potrebbe persino provare a risolvere i problemi del nostro paese. Non lo sappiamo. Auspichiamo che questo sia possibile, perché il meridione d'Italia ha dentro la propria cultura, nel proprio DNA, sicuramente i valori in cui il nostro movimento crede. Guardate, c'è una strana forma di interpretazione del pensiero, perché ciò che fino ad oggi è stato chiamato progresso, ciò che fino ad oggi ha fatto delle società, per esempio del nord Europa, ha fatto ritenere che queste fossero delle società molto più civili di noi, è un'interpretazione del pensiero che non sempre è corretta. Perché il meridione d'Italia crede nei valori essenziali, crede nella famiglia, vogliamo parlare di questo? Crede nella famiglia, non mi piace nemmeno dire nella famiglia tradizionale, perché per me di famiglia c'è solo la famiglia composta da un uomo e una donna, senza nulla togliere al rispetto e alla grande considerazione per chi ha diversi orientamenti sessuali. Ma la famiglia per noi è quella, e al sud il focolare domestico è ancora qualcosa che riusciamo a tutelare, soprattutto in centri più piccoli di periferia, di provincia, come può essere Merito, già Merito è una città diciamo di tutto rispetto, ma in provincia, al sud, i valori della famiglia sono valori in cui ancora tanta gente crede, e ci crede con davvero col cuore e con sentimento. Quindi il nostro movimento ha questa ottica di puntare molto sul meridione, e noi ne siamo riconoscenti, perché guardate che i principi in cui noi crediamo piano piano vengono rivalutati. La stessa sovranità, di cui orgogliosamente Gianni Alemanno può andare fiero della sua diciamo originalità, perché è stato forse il primo, se non, senza forze, il pioniere, lo stesso nostro partito si chiama così. Adesso si parla di globalizzazione e sovranismo, ma fino a ieri non se ne parlava assolutamente. Quindi dobbiamo riconoscere la grande originalità a un personaggio politico, insomma lo spessore di Gianni Alemanno, nell'avere individuato un punto importantissimo su cui dibattere. E chiudo soltanto accennandovi al fatto che Gianni Alemanno sta andando oltre, proprio perché noi abbiamo a che fare con degli avversari politici, per noi avversari, mai nemici, con degli avversari politici che fanno della mistificazione, che fanno della delegittimazione, del mettere in ridicolo e poi demonizzare come ultima ipotesi
l'avversario, per loro nemico politico. Noi, quando parliamo di sovranità e di sovranismo, vogliamo tutti sapere di che cosa stiamo parlando. Ed ecco perché, poi lo spiegherà lui sicuramente meglio, daremo vita nei prossimi mesi, ora le date non me le ricordo, ma nei prossimi mesi, ad un gruppo di lavoro che si sieda a un tavolo e che parta dalle origini della parola sovranità e sovranismo e che ci dica nero su bianco, con un documento, di che cosa stiamo parlando. Quindi assegneremo a questa locuzione un significato profondo che avrà sicuramente la sua etimologia, le sue radici, e che ci darà la possibilità di andare ancora più fieri e ancora più orgogliosi del nostro paese e della nostra Italia. Grazie. Grazie Ernesto, come sempre chiarissimo. La parola adesso al nostro segretario nazionale. Io però prima vorrei ringraziare in particolare Rocco Domenici, che è venuto da Rosarno qui stasera, insieme a tutti gli altri delegati nazionali del nostro movimento. Non l'ho fatto prima per paura di dimenticare qualcuno, grazie, ti ringrazio per averlo fatto tu Ernesto. Onorevole Gianni Alemanno, segretario del Movimento Nazionale per la Sovranità. Innanzitutto permettetemi anche a me di unirmi a tutti questi ringraziamenti, ringraziando Domenico, ringraziando Ernesto di questa manifestazione, di questo incontro e dell'impegno che viene profuso ogni giorno. Vedete, io vengo in Calabria così spesso non solo perché mi piace la Calabria, non solo perché ho simpatia per tutti i calabresi, ma anche perché c'è un'attività politica che cresce costantemente. E sostanzialmente noi oggi dobbiamo registrare una forza che si sta diffondendo in ogni provincia calabrese. Se lo riterremo opportuno, questo lo vedremo nel momento più vicino alle elezioni regionali, noi siamo perfettamente in grado di fare una lista del nostro movimento di elezioni regionali per Calabria, perché siamo in grado di superare ogni soglia, siamo presenti appunto in ogni realtà ed è una presenza sia quantitativa che qualitativa. E questo è il risultato di eredità importanti che abbiamo avuto, di elementi fondanti nelle varie province, ma è soprattutto anche in merito del fatto che ci sono persone che senza una lira, senza un euro, senza appoggi nelle altre sfere, eccetera, ci stanno credendo e stanno costruendo sistematicamente una presenza diversa del movimento sul territorio. Ora, il discorso sul sovranismo è un discorso enorme. E tant'è che noi il 20 e 21 prossimo ottobre a Frascati faremo un seminario proprio per scrivere un libro sul sovranismo, perché oggi tutti parlano di sovranismo, come diceva prima Ernesto, ma in realtà pochi hanno le idee ben chiare su cos'è il sovranismo e molti giocano su questo termine per creare confusioni, molti lo confondono con nazionalismo, con chiusura, con xenofobia, eccetera. Però il punto centrale, quello che bisogna comprendere, è che il sovranismo è un orientamento di fondo. Il sovranismo significa che di fronte ai problemi della globalizzazione dell'Unione Europea si vuole tornare alle radici della sovranità. E le radici della sovranità sono la sovranità popolare, come scritto nel primo articolo della Costituzione italiana, la sovranità appartiene al popolo, e una sovranità nazionale. Cioè nessuno può venire in un paese, in una nazione, a dire, a imporre quello che devono fare i cittadini di quella nazione. Certo, si devono fare trattati, si devono fare accordi, si deve cooperare, ripeto, non siamo nazionalisti in senso ottocentesco in cui vogliamo fare la guerra a qualcuno, ma questa cooperazione deve essere su base paritaria. E negli anni passati, anno dopo anno, questi governi hanno sostanzialmente, i governi che ci hanno preceduto il governo del cambiamento, purtroppo anche governi di centrodestra, hanno ceduto troppa sovranità. Non c'è uno scambio uguale, non c'è reciprocità. Se voi fate un patto con una persona, se la vostra famiglia fa un accordo con un altro gruppo, con un'altra realtà, la vostra impresa, eccetera, qual è il primo principio che voi seguite? Un principio di parità. È un principio di reciprocità, cioè un patto, se non è un patto leonino, un patto che viene
fatto da qualcuno che aggredisce l'altro, è un patto che rispetta l'altro e viene fatto su un piano di parità e di reciprocità. Questa parità e reciprocità si è andata perdendo nel corso del tempo, drammaticamente. Noi oggi facciamo parte di un'Unione Europea dove la parte del leone la fa la Germania, la quale fa come gli pare. Vedete, voi adesso state ascoltando e poi parleremo bene di questa finanziaria perché vuole essere l'oggetto principale del mio intervento. Voi sentite ripetere costantemente che l'Italia viola i parametri di Maastricht o quelli del Fiscal Compact. Bene, voi dovete sapere che fra questi parametri, un parametro che non, di cui non si parla mai, è il fatto che l'inflazione dovrebbe essere vicina al 2% e soprattutto non si può superare un certo livello di export fra un paese e l'altro dell'Unione. Oltre un certo livello il paese si deve fermare. Bene, la Germania sta avendo un carico di export, esporta merci dalla Germania agli altri paesi europei, in particolare all'Italia, in una maniera totalmente squilibrante e nessuno gli dice nulla. Non solo, la Germania ha imposto una lettura di austerità, di chiusura rispetto a quelle che sono le diverse economie del sud, che non è adatta all'Italia. Vedete, l'economia tedesca è discutibile, ma può essere adatta a un paese come la Germania. I loro parametri, le loro impostazioni però non sono adatte all'Italia, tant'è che il risultato pratico è stato che da quando noi abbiamo aderito all'euro l'economia italiana si è fermata. Quello che doveva essere la grande moneta, che doveva dare un grande sviluppo, solidificare un mercato, dare grandi possibilità all'industria italiana, si è rivelato invece una sorta di cappio al collo, qualcosa che limita le possibilità economiche del nostro paese. E tra l'altro oggi nessuno dice vogliamo uscire dall'euro, perché sarebbe un'avventura, perché bisogna stare molto attenti, eccetera. Però questa moneta sta diventando il meccanismo a cui l'Italia non può fare nulla. L'Italia non può mettere dazi come fa Trump per evitare l'invasione dei merci cinesi. L'Italia non può aiutare le proprie industrie in difficoltà perché sono aiuti di Stato, per cui noi vediamo costantemente marchi italiani, industrie italiane, cose importanti al sistema industriale vengono comprate da capitali esterni e noi non possiamo fare nulla per aiutarli. L'ultima realtà che si è mossa da questo punto di vista è Versace. Versace è diventata americana, come Gucci è diventata francese, come le varie realtà della meccanica fine sono diventate o tedesche o altre realtà di questo genere, e noi stiamo perdendo tutti i marchi. Se voi guardate tutti i marchi italiani, tutti, se levate giusto Ferrero e qualcos'altro, sono tutti diventati proprietà di multinazionali o di capitali esteri o di fondi di investimento internazionali. E questo è stato possibile perché l'Italia non può intervenire con le proprie risorse, con risorse pubbliche o garanzie pubbliche a difendere la propria industria. I cinesi possono, i cinesi con i fondi sovrani si stanno comprando pezzo a pezzo l'Italia, l'Africa e mezzo mondo. Noi vediamo enormi realtà che si stanno espandendo dentro il nostro paese, fuori dalle regole, e noi non possiamo fare niente. E infine, l'ultimo punto, forse più decisivo, grazie a questa situazione economica in Europa noi non possiamo fare investimenti, non possiamo fare investimenti pubblici. Vedete, quando una studente si iscrive alla facoltà di economia e commercio, quello che insegnano al primo anno di questa facoltà di economia e commercio è che quando ci stanno momenti di crisi, momenti in cui l'economia si restringe e in cui c'è problema di lavoro, bisogna reagire con misure anticicliche e fare investimenti. E questo l'Italia l'ha sempre fatto per sostenere lo sviluppo e l'occupazione. Ebbene, noi questa cosa, grazie ai parametri di Maastricht e soprattutto al Fiscal Compact, non la possiamo più fare, non la potremmo più fare. E quindi sostanzialmente noi oggi applichiamo l'austerità in un momento di crisi. Qual è stato il risultato anche del famoso governo Monti fatto da un economista che doveva seguire tutti i parametri europei e sanare l'Italia? L'effetto è stato che il nostro debito è aumentato, non è diminuito, perché l'austerità imposta in questa maniera riduce il prodotto interno lordo, il cosiddetto PIL, e questo determina un aumento delle nostre difficoltà e i nostri problemi. Questa è la realtà. Guardate cosa è successo alla Grecia e guardate cosa è successo a tutti i paesi del sud Europa o alla Spagna.
o le varie realtà. Perché accade questo? Perché economie come la nostra, diversa da quella tedesca, subiscono questo meccanismo di blocco degli investimenti pubblici. Noi non abbiamo un sistema bancario come quello tedesco, non abbiamo una realtà di investimenti privati che sono apparentemente privati, in realtà rispondono a logiche pubbliche. Noi, se non abbiamo investimenti pubblici, soprattutto nel mezzogiorno, non riusciamo a rimettere in moto il lavoro e lo sviluppo. E difatti, se voi guardate attorno, soprattutto qua al sud, non c'è lavoro. Non c'è lavoro, i nostri giovani devono andare all'estero, devono andare altrove a cercare lavoro, devono accontentarsi di lavoretti da quattro soldi, devono accettare il precariato, devono accettare di andare a fare, per magari con contratti anche di qualche giorno, di qualche settimana, andare a fare quelli che portano i prodotti Amazon in giro per i vari richiedenti, i vari acquirenti. Questa è la realtà in cui viviamo, e a fronte di questo noi dovremmo stare fermi e dovremmo continuare a fare l'austerità. Allora, vedete, in tutta questa logica, e atterriamo nel concreto, c'è questa manovra e il governo del cambiamento, il governo della Lega, del Movimento 5 Stelle, ha scelto di fare una manovra al 2,4%. Se leggete i giornali oggi e ieri, è lo scandalo, l'Italia è a rischio. L'Italia viene travolta da questa scelta di fare il 2,4% di deficit. Ebbene, se voi guardate la serie storica dei deficit messi in ogni finanziaria, a parte l'ultimo governo Gentiloni che ha fatto il 2,1%, tutti gli altri deficit messi nelle manovre finanziarie sono uguali o superiori al 2,4%. Ma non c'era mai scandalo, non c'era questa tragedia che sentiamo, Dio, ma che succede, eccetera, eccetera. C'era semplicemente il fatto, comprendiamo Renzi, comprendiamo questo, comprendiamo quell'altro, comprendiamo i famosi 80 euro, eccetera. Non è mai stato fatto lo scandalo che è stato fatto in questo caso. Cosa vuol dire il fatto del 2,4%? Significa aver accettato i parametri di Maastricht, che dicono che bisogna stare sotto il 3%, ma aver detto no al fiscal compact. Cos'è il fiscal compact? Il fiscal compact è quell'accordo folle che è stato all'inizio firmato da Berlusconi, ma poi perfezionato fino in fondo da Mario Monti, che ci imporrebbe di avere il pareggio di bilancio e di avere una riduzione del nostro debito dall'attuale 130% al 60% in alcuni anni. Il che vorrebbe dire la fame vera. Se il fiscal compact fosse applicato in maniera pedissequa, sarebbe la fame vera, sarebbe una disoccupazione al 20-25%, sarebbe ridurre l'Italia come la Grecia. Eppure quel trattato è stato firmato, viene trattato e viene considerato quasi un Vangelo, quando è una follia che nasce soltanto dalla logica dell'austerità fine a se stessa della Germania. E allora, di fronte a questo, bene ha fatto il governo a prendersi questa responsabilità, a dire no alle imposizioni. Guardate che quando Tria, il ministro dell'economia, si è mosso in una certa maniera, si è mosso in base a imposizioni fatte da Mattarella, perché il Presidente della Repubblica, purtroppo da molti anni, si prende il ruolo di essere non il garante della sovranità popolare, ma il garante dei poteri forti contro la sovranità popolare. Dicono i governi di centrodestra, insorge prima Scalfaro e poi insorge Ciampi e Napolitano. Vince il governo, anzi si forma un governo, Lega 5 Stelle, insorge Mattarella. Bene, perché? Il Presidente della Repubblica, il custode della Costituzione, ripeto, nella prima articolo della Costituzione si dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e la sovranità appartiene al popolo. Quindi il primo punto della Costituzione dice che bisogna creare lavoro, bisogna fare la piena occupazione, non l'occupazione all'11%, al 12% o anche peggio, la piena occupazione, e bisogna rispettare la volontà popolare. Perché il Presidente della Repubblica non lo fa? Perché il Presidente della Repubblica si permette di dire Savona no, Tria sì, questo grado, cioè perché ci sono dei ministri che sono direttamente condizionati dalla volontà di Mattarella? Queste sono cose inaccettabili, sono cose che ci dobbiamo tirare dietro le spalle, che dobbiamo rifiutare. Chiaro, nessuno è entusiasta totalmente al governo Lega 5 Stelle, perché la Lega
la sentiamo ormai parte del nostro schieramento, sentiamo Matteo Salvini come il leader naturale di questo schieramento sovranista, di quello che è l'eredità del centrodestra. Il Movimento 5 Stelle invece ha tante contraddizioni, ha tante insufficienze, ha tante cose discutibili. Mentre ascoltavo i nostri amici prima, stavo correggendo un comunicato ai nostri giovani che dicevano: non vogliamo elemosine rispetto al reddito di cittadinanza, vogliamo lavoro e non il reddito di cittadinanza, che sembra un'elemosina. Tutto giusto. Ma qual era l'alternativa? Se non si formava questo governo, se Salvini non accettava il rischio di formare questo governo, noi avremmo avuto un altro governo tecnico, un altro governo alla Mario Monti, un altro governo che avrebbe fatto oggi in questa finanziaria un deficit dell'1,6%, che era la fame, che avrebbe rappresentato la chiusura di altre piccole e medie imprese, altre perdere i posti di lavoro, altra crisi pesante della nostra economia. Allora è ovvio che noi chiediamo che queste risorse vengano utilizzate bene, vengano utilizzate per fare sviluppo, per fare lavoro, per dare risposte al sud, perché questo è fondamentale. Guardate anche su questa cosa, quando in televisione vi raccontano che il sud è assistito, che il sud ha solo chissà quante richieste, sappiate che la popolazione delle regioni del Mezzogiorno è il 37% della popolazione complessiva dell'Italia, ma tutte le realtà statali, tutti i ministeri fanno investimenti al massimo per il 25-28%, quindi significa che i meridionali hanno meno investimenti di quelli che spetterebbero semplicemente su una conta numerica dei cittadini. Quindi non è vero che il sud prende più del nord, ci vogliono investimenti al sud. E questi investimenti non sono cose strane, dice, che volete fare? Volete fare i panettoni prodotti allo Stato, altre cose? No, non è questo il dato, è una realtà molto più semplice. Quando noi vediamo il ponte di Genova che crolla e quando vediamo le strade, cioè il ponte di Genova è la realtà più grave che è crollata, ma ogni settimana, ogni mese, noi leggiamo di quel cavalcavia che cade, di quella strada che va a valle, di quel torrente che fa un'alluvione, del rischio sismico. Sappiamo che ancora oggi i terremotati di Amatrice e del centro Italia non hanno avuto risposte vere. Perché questo? Solo per colpa della burocrazia? No, per colpa della mancanza di risorse. La prima cosa che noi dobbiamo fare è fare un grande investimento, un grande piano di investimento su un territorio, un vero e proprio New Deal, per riprendere un'immagine roosevelt-iana che un tempo piaceva alla sinistra, che permetta di fare un investimento per rimettere a posto il nostro territorio nazionale, per rimettere a norma le scuole che cascono sulla testa degli studenti che non sono a norma dal punto di vista antincendio, per cercare di mettere a posto le nostre strade che oggi sono ridotte in uno stato veramente pietoso ed è difficile andare verso il sud. Perché l'alta velocità si deve fermare a Salerno, la vera alta velocità, non quella finta, e non può arrivare, non deve arrivare qui dove ci si mette tante ore per arrivare in Calabria o in Puglia? Perché? Ecco, tutte queste cose, questi elementi sono quello che rimetterebbe in moto l'economia del Mezzogiorno. Noi ci auguriamo che questa scelta coraggiosa di questo governo si possano avere delle risorse che mettano veramente in moto gli investimenti e che rimettano in moto la possibilità di creare lavoro, perché sempre in Italia l'economia riparte dall'edilizia, che non significa fare gli abusi edilizi, significa fare le opere pubbliche necessarie per la vita di un territorio, soprattutto al Mezzogiorno. E poi, altro dato fondamentale, quello di riuscire a dare un segnale chiaro rispetto alle tasse. Vedete, hanno detto che la flat tax è un modo per far pagare meno tasse ai ricchi, è una sciocchezza. La flat tax, così come è stata concepita e proposta dalla Lega, è un modo per far pagare meno tasse a tutti, meno tasse a tutti, perché non è accettabile che, superata una soglia, la soglia della non tax area, tutti paghino un livello di tasse che significa che un cittadino, soprattutto quando c'è un reddito medio, comincia a guadagnare per se stesso dopo i primi 4-5 mesi, perché i 4-5 mesi, sui primi 4-5 mesi di lavoro ogni anno, servono solo a pagare le tasse e i contributi. Non è possibile che ci sia un delta pazzesco per cui un'impresa dà 2.000 euro per un lavoratore e quel lavoratore mette in tasse soltanto 900 euro. Non è possibile che i giovani non si possano sposare perché non c'è la possibilità di avere un lavoro che non sia precario e che non sia
un lavoro che abbia un minimo di reddito di fronte a sé. Queste sono cose inaccettabili e noi dobbiamo sfidarle, e noi ci auguriamo che questa finanziaria resta realmente a sfidare. Ma vedete, queste cose possono già sembrare difficili. Andiamo a un livello ancora più basso, ancora più semplice. Questa mattina noi siamo stati a San Ferdinando, abbiamo visto le baraccopoli che accolgono questi immigrati, una organizzata dalla Protezione Civile e dal Ministro degli Interni e un'altra invece, quella che c'era precedente, fatta dagli stessi immigrati in una condizione di degrado assoluto. Vere e proprie scatole di cellophane di plastica dove vivono le persone, e là se cade un cerino più del dovuto scoppia un incendio e moriranno tantissime persone e ci auguriamo che ce non avvenga. Bene, tutto questo cosa vuol dire? Beh, vuol dire innanzitutto che c'è una parte del territorio italiano che è sottratta alla legalità. E io credo che se 1.000-2.000 italiani, quanti sono gli immigrati che sono lì in un paese di 4.000 abitanti, se 2.000 italiani si mettessero in un punto e si andassero in qualche modo ad accampare, io credo che immediatamente la polizia andrebbe lì e andrebbe via. E se gli italiani sono costretti a fare questo, perché gli immigrati devono avere la possibilità di superare leggi meglio degli italiani? Spesso quando diciamo essere padroni a casa nostra, forse ci dovremmo semplicemente accontentare di dire no, non devono essere loro a essere padroni a casa nostra. Semplicemente già chiedere parità di diritti fra gli italiani e gli immigrati sembra già una conquista. Tanto è stato dato agli immigrati. E questo sostanzialmente è una situazione che è inaccettabile. Ma la cosa grave è che poi quella realtà, quelle 2.000 persone, poi diventano un meccanismo in cui l'illegalità si diffonde sul territorio. E non ci saranno soltanto quei problemi, perché andando in mezzo fra quelle baracche abbiamo visto attività pseudo-economiche, abbiamo visto officine che smontavano auto, altre cose, quella realtà diffonde altre illegalità sul territorio. Ma la domanda è questa, mentre in tutta Italia, perché non è solo Ferdinando, è tutta Italia che sta in queste condizioni, secondo quelli che dicono la sinistra, secondo quello che dicono i giornali, secondo quello che dice l'ONU, noi dovremmo continuare a accogliere altri immigrati. Noi non siamo riusciti negli anni a assorbire, a integrare queste persone, noi dovremmo accogliere quelle delle altre. E quando Salvini ha detto no, Salvini è stato messo sotto accusa da un magistrato, il ministro degli interni che difendeva i confini italiani è stato accusato di sequestro di persona da un magistrato. Ecco, allora quando noi parliamo di sovranità, di essere padroni a casa nostra, stiamo parlando di cose strane, di cose estremiste, di follie, o stiamo semplicemente facendo degli atti di buon senso? E rivendichiamo che tutta questa logica, tutta questa retorica della cui ci martellano la televisione, i giornali, eccetera, venga in qualche modo interrotta e si ritorni alla realtà, a guardare realmente i problemi per quello che sono. Se noi ascoltiamo i giornali, ascoltiamo i media, non si può più parlare di famiglia, non si può più parlare di padre e madre, non si può più parlare di fare figli. Pensate, la Chicco, no, la Chicco, quella industria che fa prodotti per l'infanzia, ha fatto uno spot in cui semplicemente si invitava gli italiani a fare figli ed è stato criticato perché quella pubblicità discriminava le coppie omosessuali. E questo è una cosa che qualsiasi elemento, qualsiasi discorso diventa criminalizzato, e stesso vale per quanto riguarda la questione degli immigrati, e stesso discorso vale per qualsiasi ragionamento meritocratico, e qualsiasi discorso vale per quanto riguarda la dignità degli italiani che non difende i loro diritti. Vedete, se nei prossimi giorni salirà lo spread e ci saranno problemi di carattere finanziario, certo questo dipenderà anche dagli investitori internazionali che cercano di condizionare la nostra economia, ma dipenderà anche in larga parte dagli oppositori e dai giornali che cominceranno a dire, a ripetere costantemente l'Italia alla deriva. E se i giornali importanti come il Corriere della Sera, la Repubblica eccetera continueranno a ripetere queste realtà, non si crea un discredito nel nostro paese e non sono proprio loro a generare la sfiducia che poi magari porta lontano gli investitori internazionali rispetto al nostro debito pubblico e alla nostra realtà. Allora amici, ci sono radici profonde di questo problema. Purtroppo il nostro è una nazione che ha perso una guerra e che è stata consegnata dopo quella sconfitta a una situazione di colonia. E questa colonia aveva un senso forse quando c'erano i blocchi, Stati Uniti, Unione Sovietica, c'era il rischio dell'invasione delle armate rosse, eccetera. Ma questa condizione di colonia è stata ribellita dall'Unione Europea,
e noi dobbiamo riprenderci in mano le chiavi di casa, dobbiamo fare in modo di riavere reciprocità. Nessuno vuole una nazione chiusa, nessuno vuole chiudere l'Italia dentro se stessa. Noi vogliamo dignità e reciprocità, e questo è un dato fondamentale. Chi di voi prenderebbe le chiavi su casa sua e da uno sconosciuto? Chi di voi prenderebbe la prima persona arrivata magari da un altro continente semplicemente perché è sbarcata qua in Italia e la porterebbe dentro casa sua? Chi di voi accetterebbe che qualcuno entra a casa sua e decide come deve essere fatta, quali sono i mobili, cosa si deve mangiare, quello che si deve fare e se ci deve essere il crocifisso attaccato alle pareti di casa propria? Chi lo accetterebbe? E allora perché, se noi non accettiamo questo e riteniamo sbagliato accettare questo, dobbiamo farlo per la nostra patria, per la nostra nazione? Guardate, ci sono tanti libri, tanti romanzi, anche un po' foschi, che lo raccontano. Un romanzo si chiama Sottomissione, che scrivono un fatto molto importante: che quando un popolo accetta questo atto di sottomissione, accetta di essere espropriato della propria dignità sul proprio territorio nazionale, presto tardi viene espropriato della propria dignità e della propria sovranità anche dentro casa propria. E questa realtà significa che è un problema che noi dobbiamo affrontare con grande attenzione. Quando saltano queste realtà e queste situazioni, poi ci si ritrova un giorno che si è degli estranei e si trova veramente a perdere ogni livello e ogni possibilità di controllo del proprio territorio e del proprio destino. Ecco perché la sovranità è importante, ecco perché noi chiamiamo questo discorso sovranista. Sovranista per riprenderci la sovranità nazionale, sovranista per ribadire la sovranità popolare. Il Presidente della Repubblica noi lo vogliamo eletto dal popolo, perché soltanto così avremo la certezza che non sarà contro la volontà popolare. Noi vogliamo che la volontà popolare non significhi demagogia o significhi poter andare a promettere chissà che cosa. Noi vogliamo che la volontà popolare sia il primo cardine, non i poteri forti, non l'Europa ci chiede questo, non la globalizzazione ce lo impone, non le multinazionali che decidono. Guardate, posso concludere gli esempi per poi atterrare in Calabria e dirvi altre due o tre cose sulla Calabria. Guardate che voi avete sentito parlare del CETA, del TTIP, sono trattati internazionali di libero scambio fra l'Italia e gli Stati Uniti, il TTIP, e tra l'Italia e il Canada, il CETA. Il primo trattato, il TTIP, è stato cancellato da Trump, il quale Trump, attenzione, ha messo i dazi contro i prodotti cinesi. Ci dicevano fino a qualche tempo fa che mentre i dazi era un fatto da piccolo paese, che aveva paura eccetera, i dazi adesso l'ha messo il Presidente della Repubblica, il capo della potenza più grande che c'è oggi sul pianeta. E contro queste logiche di libero scambio Trump ha strappato il TTIP, però è stata mandata avanti il CETA, e sa a questo governo la capacità di strappare il CETA, che è fatto col Canada. Ma sapete cosa c'è scritto in quei trattati? C'è scritto che se uno dei paesi che ha firmato quel trattato decide nel suo Parlamento di approvare una legge che viene giudicata da una multinazionale, una legge che gli ostacola il commercio, quella multinazionale può ricorrere contro la legge dello Stato, e a decidere non sarà lo Stato, non saranno i cittadini, non saranno il Parlamento, non sarà neanche la magistratura di quello Stato, saranno dei comitati di arbitrato internazionale che decideranno se è giusto o sbagliato che gli italiani, il Parlamento italiano, ha fatto questo con la legge. Se noi per esempio domani facciamo una legge contro un certo modo di alimentarci americano che non ci piace o che riteniamo non consono alla salute, quella legge potrebbe essere abolita se quei trattati passassero. A questo siamo arrivati. Contano più le multinazionali, contano più gli interessi multinazionali che il nostro interesse popolare. E questo ha generato un impoverimento, un indebolimento non solo delle classi lavoratrici, ma del ceto medio. Pensate per esempio al commercio, adesso si parla, chiudiamo il commercio nei giorni festivi domenicali, che poi non è una chiusura totale, ma è una chiusura soltanto in parte. Ma la deregulation, la liberalizzazione del commercio fatto da Bersani, ha messo il nostro piccolo e medio commercio nelle mani della grande distribuzione, tutta in mano straniera, dove vanno in larga parte i prodotti stranieri. Io come Ministro dell'Agricoltura mi sono dovuto battere perché i prodotti agroalimentari italiani potessero entrare in quelle catene commerciali che portavano sui nostri mercati soltanto prodotti francesi
o prodotti statunitensi o prodotti tedeschi. Questa è la realtà. Noi siamo un grande popolo, noi siamo un grande popolo, noi siamo ancora oggi la seconda industria di trasformazione di un territorio europeo, dopo la Germania ci siamo noi. Noi siamo ancora oggi fra le 10 potenze che creano il PIL. Questa realtà ce la dobbiamo ripetere costantemente. Certo abbiamo molti difetti, certo dobbiamo fare cose molto più, dobbiamo fare delle riforme, ma non possiamo essere trattati come degli scolaretti da parte di Bruxelles. Juncker, il signore fa il presidente dell'Unione Europea, andate a guardare su internet. Juncker ogni giorno alle 11 del mattino non si legge in piedi perché è ubriaco. È un alcolista, ci sono decine di filmati, andate a vedere su internet, non pensiate che sono un matto estremista. Questo signore è un alcolista, non si mantiene in piedi, e questo signore presidente dell'Unione Europea si permette di fare la scuola morale a noi, e domani andrà a dire che la manovra fatta dal governo Lega 5 Stelle è una manovra sbagliata, che non è giusto fare. Questa è la realtà. Allora amici, vi invito a mobilitarvi, a mettere in movimento, a dare forza al Movimento Nazionale per la Sovranità. Noi prendiamo la grande tradizione della destra, la grande tradizione della destra, dei valori della destra, dei valori tradizionali, la mettiamo nel Movimento Sovranista. Noi vogliamo costruire un'alternativa di governo che superi anche questa esperienza. Siamo convinti che attorno a Matteo Salvini si può creare un centrodestra diverso, fondato sulla sovranità. Questo è possibile, e possiamo governare molto meglio di quello che sta facendo adesso. Ma vogliamo sostenere il cambiamento, lo vogliamo fare anche in Calabria, perché l'ultima notazione che voglio dire a voi, guardate che la Calabria è scomparsa da Roma, da quando c'è questa giunta di centrosinistra. Di Calabria non si parla più a Roma, non si parla più ai governi nazionali, non c'è più nessuno che difende gli interessi della Calabria, non c'è più nulla, la Calabria è scomparsa di monito. Tante critiche a Peppe Scopelliti, ma quando Peppe Scopelliti governava la Calabria c'era sul tavolo di domani. E gli interventi si facevano. Se voi dovete innanzitutto essere consapevoli di essere una grande regione e un grande popolo, perché i calabresi dovunque vanno si affermano e stanno nei primi posti, e proprio per questo è il diritto di costruire un governo regionale che sia all'altezza di queste prerogative, di questa possibilità. Anche questo è sovranismo, la capacità di essere padroni a casa propria anche rispetto alle realtà regionali. Avete bisogno di un governo diverso, e noi vogliamo lavorare per questa realtà. Fra un anno, tra poco più di un anno, si vota per le elezioni regionali, noi saremo presenti, noi proporremo anche il nostro candidato come governatore della regione Calabria, perché pensiamo di avere le persone largamente migliori a quelle che sono state proposte fino adesso. Bene, non mancate, non chiudetevi in casa, non fate finta di niente, non dite la politica è tutta una schifezza, è troppo comodo. La politica va presa in mano, la politica è partecipazione, la politica è in mano a ciascuno di voi, prendetela in mano. Costruite un governo diverso per la Calabria, è possibile, e a portare di mano, e aiutatevi a costruire un nuovo schieramento, quello che noi chiamiamo il polo sovranista, quello che sarà il centrodestra del futuro. Costruiamolo insieme, perché questo paese si può rimettere in piedi e può riprendere tutta quella dignità, quello sviluppo, quel benessere che si merita fino in fondo. Quindi... Bene, con l'onorevole Alemanno si conclude questa seconda tappa di questa festa tricolore. Adesso ci trasferiremo poi a Bova, in questo borgo stupendo, dove oltre ad un altro piccolo convegno con altre personalità politiche, altri sindaci della zona, ci sarà anche una degustazione di prodotti tipici e anche della ottima musica. Io volevo ringraziare anche Daniele Romeo per la sua presenza qui, Daniele Romeo della segreteria politica del Movimento Nazionale per la Sovranità, e vorrei consegnare un mazzo di fiori, permettetemi, ad una persona che lavora nell'ombra ma è per il movimento sicuramente una persona molto molto importante, a Silvia Cirocchi, che è qua. Bene, vi ringrazio ancora per la partecipazione, speriamo di rivederci presto, speriamo di rivederci con cose ancora più concrete, e speriamo anche a merito, tra qualche anno ci sarà una scadenza elettorale molto, molto importante, e anche in quell'occasione speriamo di essere presenti con il movimento a dar man forte
a questa terra, a questa città che tanto amiamo e che abbiamo nel cuore, alla quale noi ci sentiamo di dare veramente, di poter dare veramente tanto. Grazie ancora.